Ella Weber commenta i colleghi con cui ha lavorato nel corso della sua carriera e i giudizi su Simona Ventura, Paolo Bonolis, Magalli e Massimo Caputo. Vieni da me. Ella Weber, la famosa sellerona, amatissima dal pubblico, è la protagonista dell'intervista con le emoticon a cui deve associare diversi personaggi del mondo dello spettacolo che, in modo diverso, ha conosciuto nel corso della carriera. Si parte con Christian De Sica, con cui ha fatto diversi cinepanettoni. Con lui andrei a cena tutte le sere perché è una persona simpatica, divertente ed è una piacevole compagnia. Si passa a Giancarlo Magalli, a cui abbina la faccina del cattivello. Allora lui è un cancro e quando si arrabbia diventa cattivello e ha fatto bene anche se non con me. Paolo Bonolis, invece, è la persona che mi ha insegnato a fare questo mestiere. Lui è come il sole. Brilla sempre e per poter brillare della tua luce devi allontanarti da lui, spiega la Weber, che ammette che sarà sempre riconoscente a Bonolis per averle regalato non solo la popolarità, ma anche i mezzi per poter fare televisione. Punto. Si passa, poi, ad alcune donne. Si parte con Simona Ventura, a cui associa una faccina negativa. Simona Ventura è deludente non alla persona, ma alla sua conduzione. Io ho partecipato alla sua Isola dei Famosi e ci avevano detto che le telecamere non ci avrebbero ripreso mentre ci lavavamo e ci depilavamo e, invece, quando sono tornata in Italia, ho trovato le mie foto in giro anche mentre mi depilavo le parti intime. Punto. Il debole per Massimo Caputo. Tra le persone con cui ha lavorato è la Weber, c'è anche Massimo Caputo, di cui ha un grandissimo ricordo. La Weber ha ammesso, per la prima volta, di aver avuto un debole per il collega e ho avuto tantissimi colleghi di lavoro e non ho mai subito il loro fascino. Io non guardo mai un uomo impegnato, ma Massimo Caputo, invece, mi piaceva tantissimo, ma lui non l'ha mai saputo. Un giudizio negativo è quello che Ella Weber dà a Rossano Rubicondi, con cui ha condiviso l'avventura sull'Isola dei Famosi. Un uomo che si mette davanti ad una donna, alzando la voce e minacciandola, per me è una MA, spiega la Weber ricordando l'avventura vissuta all'isola. La conduttrice ha anche lavorato con Mara Venier che, da un lato è molto divertente e, dall'altro, è insopportabile perché quando si arrabbia ti fa anche piangere. Punto. Copyright riproduzione riservata.